L'acqua e sapone è diventata grande con Massimiliano Bellarte. Massimiliano Bellarte è diventato grande con l'acqua e sapone. Stasera però non c'è spazio per i sentimenti e per i ricordi. Per 5 giorni, che potrebbero diventare 9 se si andasse a gara 3, ci sarà in testa un solo obiettivo, la finale scudetto. Il Rieti è riuscito a vincere a casa del caos e poi in casa è riuscito a chiudere la serie. Durante i playoff è un altro campionato, è retorica, sembra una frase fatta, ma in realtà si rigioca tutto. Le carte vengono rimischiate e i valori che già durante la stagione regolare sono veramente molto vicini. Normalmente Joasinho si va a allungare per dare un po' di profondità. Bertoni per Murillo di punta! Murillo Ferreira la sblocca! Acqua e sapone avanti 1-0. Dopo il gol anche in Coppa Italia, in finale contro Luparense, doppia cifra per lui. Intanto aggiornamento dal Palabruel, 3-0 per la Luparense contro la Camedosson, che magari sta pagando un po' lo scotto dell'inesperienza. De Oliveira, movimento da piede, perno giù, calcio di rigore. È andato a terra Giulio De Oliveira, il fallo ingenuo. E qui è bravo, tiene distante il difensore, che probabilmente non va a contatto, ma nella rotazione lo sbilancia. Parte Garcia Pereira, dice di no. No, aspettavo un tiro forte sotto la traversa, questo è di solito abituato a fare Bertoni, e cambiando ha sbagliato il calcio di rigore. Luca Ian di destro, ancora Garcia Pereira, che partita al Pala Santa Filomena. Paulinho per Skinina, arriva prima però Giulio De Oliveira che difende palla dall'attacco di Skinina, poi prova ad andarsene, c'è anche Rafinha su di lui, sceglie la soluzione per Murillo che fa 2-0 e fa doppietta. Vedete qui, non c'è pressione di Rafinha, viene il raddoppio, ma alle spalle si inserisce Murillo senza essere seguito da Caetano, e da qui per lui è un gioco da ragazzi. Sta trovando qualche giocatore come Joasinho, qualche rischio come adesso, prendersi un fallo laterale, un calcio d'angolo e provare a riaprire la gara. Manca tantissimo, quindi la gara è assolutamente aperta, bisogna avere un po' di fortuna. Caetano di sinistro e Luca Ian si sostituisce a Stefano Mammarella ed evita il 2-1. Sergio Romano. Ancora per Corsini, buona manovra del Real con Joasinho che colpisce in pieno la traversa. Nell'uno contro uno De Oliveira non è un fulmine di guerra, spesso e volentieri, anzi addirittura è falloso per andare a cercare il pallone. Rieti che ha messo il naso nella metà campo avversaria, ora lo fa anche Garcia Pereira che calcia, la porta è vuota, Jonas di sinistro, pallone fuori, chiedevano un fallo di mano sul sinistro di Garcia Pereira. Rivediamo il sinistro. Movimento con il gomito abbastanza largo. Caetano, serie di suolate, poi Corsini e questa volta Mammarella non è perfetto, segna Douglas Corsini e fa 2-1. Rivediamo il colpo di piatto, la palla passa sopra il piede di Mammarella, qui imperfetto l'intervento del portierone della nazionale, gol numero 6 in campionato per Corsini. Bordignon, pallone irraggiungibile per Jonas, riparte il Real veloce con Paulinho, tocco di Rafinha al centro. Luiz Paulo Caetano era lì sul secondo palo ma non raggiunge la palla. L'unico giocatore a parte il secondo portiere Casasa dell'Acqua e Sapone non entrato in campo è Calderoli. Coco Wellington per Bordignon che fa venire giù il Pala Santa Filomena, 3-1 Andrei Bordignon. Terra Paulinho che sta venendo, lo stanno medicando. Bellarte, il tecnico dell'Acqua e Sapone, ha avuto qualcosa da dire della Rieti, scusate, ha avuto qualcosa da dire a De Gidio, un dirigente dell'Acqua e Sapone. Intanto la panchina della Rieti aveva capito già che qualcosa non funzionava, visto che era Esposito che marcava De Oliveira. Tutti campioni d'Europa nel 2014 come Romano, attenzione al fallo e poi Luca Ian che da terra alza il pallone e sfiora il 4-1. Parte Joasinho, palla per Romano, uno contro uno con Mammarella che per due volte gli chiude la via del gol. Di nuovo Joasinho, potrebbe esplodere il sinistro, sceglie il tocco corto per Romano, la porta è vuota, De Oliveira, palo a un passo dal 4-1. All'indietro ancora per Mammarella, c'è Luca Ian che fa una serie di movimenti per provare a disorientare Rafinha, poi sceglie Jonas che alza il pallonetto, palla alta al Real, anticipo di Jonas che ne ha ancora per correre verso la porta. Jonas calcia fuori di poco, il Real Rieti non ne ha più, presta piano, poi si ferma, finisce qui 3-1
per l'acqua e sapone, due gol di Murillo. E poi nella ripresa arriva anche la rete di Andrei Bordignon, che regala un primo punto fondamentale alla squadra di Tino Perez, che dopo aver battuto il Pesaro in gara 1 dei quarti batte anche il Real Rieti in gara 1 delle semifinali, e venerdì al Pala Malfatti con un pareggio tornerebbe in finale dopo 4 anni. È stata una bellissima partita in una cornice di pubblico splendida.